Un mesetto fa circa ho visto un video di Montemagno in cui diceva che non riusciva a distinguere immagini di facce e di visi reali da immagini generate sempre di visi ma dall'intelligenza artificiale. Ora sono andato a pescare questo sito, adesso voglio mettere me stesso alla prova per vedere quanti ne riesco a distinguere. Avevo già fatto per i fatti miei questa cosa e su una ventina ne ho sbagliato solamente due, come farò a dimostrarvi che non farò più tagli da questo momento in poi è che metterò un timer. Così vedete che non farò più tagli. Selezionerò 10 foto di questi qua che mi compaiono a schermo, come potete ben vedere, e seleziono quale io ritengo che sia la falsa, perché credo che il sito bisogna dire qual è la falsa. O forse bisogna dire qual è quella vera. Allora, click on the person who's real. Ok, iniziamo. Questa è quella reale. Ho sbagliato, è già... Ok, play again. Which person is real? Questa è quella vera. Questa è falsissima. Anche la prima volta che ci ho giocato ho sbagliato sempre la prima. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Vedete come vado disinvolto? La prima non so perché la sbaglio sempre. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Non so quante ne ho fatte sinora, ho perso il conto. Questa è quella vera. Questa è difficile. Questa è molto difficile. Questa è quella vera. Ho trovato il dettaglio che mi ha fatto capire qual è quella falsa. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Visto, ho sbagliato solamente la prima. Non sono riuscito a fare il 10x10, però questa è quella vera, sicuro. Qui c'è un difetto enorme. Questa è difficile. Lo troverò il difetto dell'intelligenza artificiale. Ogni immagine ha un difetto da analizzare, che io so dove bene o male si trovi, no? Credo che sia questa quella vera. Facciamo l'ultima. Questa è molto difficile. Se riesco a fare questa sono un folle. Ok, l'ho trovato il difetto di intelligenza artificiale. E questa è quella vera. Vabbè, diciamo in questi 2 minuti sono riuscito diciamo a fare diverse prove. Aspetto che termino la registrazione video. E la... sarebbe anche il caso di conservarla. Come ho fatto a riconoscere le immagini finte da quelle reali? Ovviamente le immagini create artificialmente fanno dei difetti che io so riconoscere perché appunto io, a differenza di Montemagno, io sono un esperto di intelligenza artificiale, anche se non al 100%, perché visto che la prima l'ho sbagliata. Se volete che io ci faccia un video specifico di FK Under the Hood in cui spiego come queste foto vengono generate e come riconoscere il vero dal falso, fatemelo sapere nei commenti. Detto ciò, io vi invito come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e perché no, seguitemi su Instagram. Ci vediamo col prossimo video, ciao!